pronti a registrare il vlog, non si vede un cazzo. Accendi le luci, siamo a casa di Pinna, siamo nella villa dove abita Pinna con i soldi della partner. Vediamo, grazie. Super piscina anche, mamma mia. Oh, ha acceso la luce, bravo. C'è Spawny, il ragazzo social. Dov'è Pinna? Va bene, iniziamo. Perché stai fumando? Eh no, ho bucato, zio. Ma non prende lui? L'ho preso qua, eh. Aia. Non fumate. Fumate. Bucato. No, non è vero. Bucato, vieni qua. Pagate tutti la mossa a James Wick. Cioè, non fai... No, mia mamma non vuole. Qua mezzo che posso. Bella a tutti ragazzi, io sono Zanzo, bentornati sul mio canale. Come vi avevo scritto su Instagram e come avete visto sul mio canale, giusto? Sì, sì. Anche te l'hai visto? Sì, l'ho visto. Meno male. Siamo qua in Sardegna dal buon Pinna. Siamo nella villa di Pinna, siamo in terrazza adesso perché siamo... i poveri stanno giù in piscina, noi che comandiamo attico facile, noi abbiamo l'attico easy proprio. Siamo qua a rispondere alle vostre domande e iniziamo subito. Prima domanda ce la fa Nicola Porcu, che è cugino di Gigi Neddu. No, Gigi Neddu, Neddu Porcedu. Okay. Okay. Zanzo, che in che c'è la doppia negazione come in latino, è un'affermazione. Radice quadrata di che? Ok. In che località andrai? Risponde lui che è di zona, noi non sappiamo. Noi siamo tipo per me come essere a Tripoli. In che località siamo? In che località siamo? Siamo a Tortolì. Tortolì. In provincia di Cagliari. No, Ogliastre. Ogliastre. Ogliastre è una città? No, Ogliastre è una provincia. È una provincia, però non è una città. E non c'è la città che è una provincia fantasma. Non è come il Molise. Non è come il Molise. Che tra l'altro ci siamo qua con tutti i fan del Molise, volevamo fare una cosa un po' diversa dagli altri vlog normali. Un po' tra la gente. Esatto. Niente, quindi siamo a Tortolì, ma domani ce ne andiamo. Allora, domanda per tutti e tre. Rispondate, rispondate prima voi due. Siete fidanzati attualmente? Bella lì, continua così. Ci proviamo. Siete fidanzati? Io no. Siamo sicuri? Sì. Perfetto, e vediamo invece il buon Pinna, attenzione a come rispondi. Io sì. Salutiamo mamma Fiorella. Ciao mamma Fiorella, se vedrai mai questo video, ciao. E grazie per averci sopportato questi 8 giorni. Prossima domanda. Gaming Channel ci fa questa domanda. E io vorrei da lui una risposta con una parola sola. Ok. Come vi siete conosciuti voi tre? Rodeo. Rodeo! Andiamo! Bravo, l'hai indovinata! Rodeo! No, allora, spieghiamo ai ragazzi che ci seguono da casa che noi tre ci siamo conosciuti al Games Week 2014. No, 2013. Sì, 14. Noi 13, è vero. Con allora, lui, no, 14. Loro due sono conosciuti al Games Week 2013 quando lui si spacciava per Jack the Pick ed è successo un macello che non stiamo qua a raccontarvi. Lui si è conosciuto nel 93 quando è nato e... Sì, giusto. E invece noi tre ci siamo conosciuti al Games Week 2014 alla cena Wagna e ci siamo conosciuti al Games Week e ci ha portato per sua sfortuna essere tutti e tre qua in vacanza insieme. No, voi in vacanza, io col cazzo in vacanza. Sono di Sardegna che dite sempre in vacanza. Esatto, esatto. Oh, Gigi. No, più che altro la merda ci ha detto venite in vacanza che vi faccio vedere la Sardegna che bella. È 7 giorni che siamo qua, per fortuna c'è la sua morosa che ci portava al mare, se no eravamo qua. Se no stavamo 7 giorni in piscina, perché io potevo stare a casa. Aspetta, ripeto, guardate il mio profilo Instagram o Facebook per vedere cosa stavo facendo. Lui stava guardando la gente che costruiva il palco per il Red Valley Festival. È stata una cosa assurda, ma probabilmente quando guardate questo video avete già visto l'after movie della vacanza, dove avrete visto già delle immagini di Steve. Steve a bustina, la metterò qua a occhi. Steve a occhi, esatto.
che ha suonato, ha spaccato tutto. E lui si è fatto due giorni, io un giorno l'ho quittato perché non stavo bene. Hello. Il primo giorno c'era De Orro. C'era De Orro che ha messo in loop per due ore. Il bambino. Io sì, avevo la fine. Per due ore ha messo in loop 5 hours De Orro. Quindi è stato quello il suo concerto. Prossima domanda. Ah, ok, questa qua è per me, voi non sapete un cazzo. Per quando pensi uscirà la CTM del trio? Due mesi. Puntiamo per fine settembre, ma non ce la faremo mai. E quindi, bravo. Quindi settembre-ottobre, diciamo, dai. Vabbè, prossima domanda, presa dal suo Instagram, seguitelo, link in descrizione. Seguite anche lui che è povero, non ha seguaci. Esatto. Allora, Luca, Luca_28_. È importante, perché se quelli che seguono vogliono seguirlo, almeno sanno cosa leggere. E da quanto tempo fate video su YouTube e dove abitate? Mi salutate nel video. Bella. Allora, io faccio video da un annetto. Sì, un annetto scarso. Cazzo ne so. Lui lo fa tipo da 4 anni, ma ne mette uno ogni 6 mesi, quindi non è valida come cosa. E io lui è il più costante. Ho un grosso dubbio. Aia, attenzione. 2 gennaio 2012 o 13, 12. 12, quindi il veterano di YouTube è lui e i regali iscritti come Brazzo. Prossima domanda. Bizio o bizio, io, auto preferita? Non dire Mini Cooper che la tua macchina fa schifo. La 600 di Jumpy. Ai limiti dell'evoluto, quando chiede aiuto. No, la mia preferita, ma è irraggiungibile, a meno che in un futuro non diventi KSI e la venta dopo. Troppo costosa. Perché mi ricorda la macchina di Batman, quelle vecchie. Non ti piace? Arrivederci. Me ne vado. E non ho una macchina preferita, però Ferrari California, tranquillo. Il GT. Quello te lo puoi anche permettere. Chiaro. Non sono i 200.000 euro di Lamborghini. Tranquillo. No, il Lamborghini ovviamente costa 1 milione, quindi scialla. Anche sì. Io vado basso. Sempre Mini, John Cooper, Works, GP. Magari noi con i cerchioni bianchi come la tua. Vaffanculo. Poi, Instatube 15 ci chiede squadra del cuore e calciatore preferito. Inizio io, dai. Io tifo Milan e il mio calciatore preferito è Ronaldinho. Cioè era Ronaldinho, adesso è un ciccione, però prima... Aspetta, ho il vomito. Sì. Perché non ti piace il Milan? No, vabbè, dai. Andate sul suo canale e mettete dislike a tutti i video. Vabbè, Cagliari. Ah, tifi veramente Cagliari? Sì. Serie B. Il grande rombo di tuono Gigi Riva. Number one. Io tifo Juve, giustamente, perché bisogna un po' rubare in giro. Bravo. Cosa preferito? Padoin. Padoin, chiaro. Vabbè, chiaro. Casa no. Vabbè, guarda che non è da sottovalutare. Poi c'è Fabrizio Sanna che fa una domanda per te. Penso. Tornerai a fare video? Penso di sì. No, ma non vi preoccupate che... No, oh, Zanzo. Pronto, adesso carico una serie di Minecraft assurda, un video. Dai, andate sotto i suoi video e ditegli di far video, che la sua partner russa deve pagarlo. Partner russa. Poi, baffo di YouTube Italia, ti dicono. Faccio concorrenza al signore oscuro. E niente, le domande sono finite e io vi ricordo di passare dal suo canale YouTube, non vi lascio il suo perché tanto lo conoscete. Il mio canale YouTube. Dal suo e quello di Camper. Che tra parentesi quasi 200.000 iscritti il ragazzo. I ragazzi. Sì, vabbè, io ragazzi che faccio passare. Questo momento sono il rappresentante. Allora facciamo così, aspetta, scusa, hai ragione. Quasi 200.000 iscritti i ragazzi. E qua comparirà Camper. Così ci sono contento. I fan del Molise si sono agitati un attimo. I molisani. Quasi 200.000 iscritti per gli iNub. Vi facciamo gli auguri più sinceri e più cari, diciamo. E niente, andate sul suo canale, iscrivetevi di tornare a far video. Perché dai fai un video ogni 3 mesi. Almeno iscrivetevi. Iscrivetevi e poi andate sull'ultimo video che ha caricato, che probabilmente è di 6 mesi. Sì. e ditegli di tornare a far video. No, è di un mese fa. Ok, vi lascerò anche gli Instagram di questi due in descrizione, oltre vabbè al mio che trovate come sempre, però nessuno mi followa perché non mi volete bene. E niente, questo video è terminato, vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi video qui da Zanzo, Pinna e Spawn. È tutto, un saluto. Bella. Need to quiz more and let me get with you. Don't let the kid hit you. I'm the photo album for letter.